Oh, Emerald, sono io. Io, Emerald. Abbiamo un sacco di cose da fare, tra cui dobbiamo anche chiedere praticamente il riscatto a Tearless. Ci ho dimenticato, ci ho pensato poi oggi. Abbiamo sotterrato la cosa là, quella bestia di Satana che aveva. Allora, sembra tipo una centrale elettrica, casa di Tearless da così. Poi la guardi un po' meglio e dici, oddio, ma c'è una stalla. Ma che figata. Ma che figa. Oh, Goldo, ciao. Come stai, tutto bene? No, mi fa piacere, mi fa piacere. Che ci fai qui? Stai facendo qualcosa di là? C'è qualcosa che non va lì? Aspetta, portami, fammi capire al volo. Non ho capito. Così, di punto in bianco. Ah, è casa tua questa? Ma scusami, cioè, tu stai qui fuori al freddo e quella casa non è casa di Poldo? Ah, no, ok. Va bene, Goldo. Dai, ci becchiamo. Ciao, capo. Ciao, Goldo. Che tipo molto simpatico comunque Goldo, devo dire. Allora, noi abbiamo un inventario che è pieno di schifo. E abbiamo anche... ah, le nostre ink sack. Devo fare il libro, ma dobbiamo anche capire il piano per ridare la mandragola. A Tearless, ok? Anche perché non voglio farmelo come nemico Tearless. Mi sta molto simpatico. Allora Jumpitech! Eccolo. Allora, Jumpitech, senti, io devo farti un armor decente. No, raga, aspetta. Dobbiamo trovare, lo sapete cosa? Un fiorellino rosa. È giallo. Olè. Ragazzi, la maglietta di Jumpitech. Ecco, ora sì che c'è Jumpitech con la sua maglietta gialla. Mi piace. Allora, a Tearless possiamo chiedergli due stack di ferro. Efle vuole proporti una challenge. Che vuole? Che challenge? Ti sfida ad andare fuori dalle mura senza armor ad affrontare i mostri. Suga. Oh. O lo vuole tutta la chat o non lo faccio. Non mi ti prometti. Ma che fa Goldo? Sta farmando. No ragazzi, fermi tutti. Ma io ho perso il punto. Certo, l'ho nascosto veramente troppo bene. Ragazzi, mi sa che era qui. Può essere. Mi sa di sì. Oh, è finita. Ragazzi, era qui. Oh no, neanche... non la sento. Oh shit. Eccola. No, ragazzi. No, ragazzi. Che è successo qui? Ma è uscita. Ma come può essere? Hanno rubato la mandragola rubata. Minchia, si l'ha trovata qualcun altro. Io manco posso fare domande. E che in parte mi sento in colpa. Andiamo a parlare con Tearless, va? Signor Tear. Oddio, tu. Wilson. Ragazzi, a meno che non è che è in cima che sta buildando. Andiamo a vedere. No. Allora, facciamo una cosa. Noi abbiamo le coordinate della mandragola, ma gli daremo a Tearless delle coordinate dove troverà un barile con dentro un foglietto con le altre coordinate. Ok? Perché in quel barile diciamo di lasciare il ferro, prende le coordinate, salva la sua bestia di Satana e noi prendiamo il ferro poi. Ok? Non dobbiamo farci beccare. Cerchiamo un altro punto dove fargli fare lo scambio. Io direi che lo andiamo a depistare. Lo portiamo qua sotto. Anche perché è un posto lontano. Così in questo modo non può vederci se prenderemo la roba. Ma che cazzo è quel coso? Vabbè, è un creeper di scheletro. Ok. Barile alle coordinate 7, 6, 1, 6, 8, 170. Qui troverà queste coordinate. Metterà il ferro, lo metterà. Noi lo minacceremo. Diciamo che se ci scamma sappiamo dove abita. Ha una casa inconfondibile. Scegliete, facciamo prima la roba con Tearless oppure andiamo prima fuori dalle mura. Vorrei togliermi il dente fuori dalle mura prima. Sapete perché? Non ho idea. Io gli dico che vado fuori dalle mura e non mi faccio poi più vedere. E mi faccio vedere dopo che l'ha ritrovata. Così ho l'alibi che sono fuori dalle mura. Allora, prendiamoci la roba che può servirci. Un po' di torch, qualche potato. Ho il cavallo che mi sta spingendo su per le chiappe. Oh, bro. Ma come idee le coordinate? Tranquilli, ragazzi. Tranquilli. Signor Tearless. Signor Tearless. Oh, cavolo. Ragazzi, la settina non c'è neanche. Siamo costretti ad andare fuori dalle mura a sto punto. Ragazzi, là c'è Gianco. Là c'è lo scienziato pazzo. Lì c'è un cavallo. Lì c'è... ragazzi, trolliamo un attimo a Barro. Salve. Ma il suo cavallo è strano, è giallo. Cosa è successo? È perché il mio cavallo è Jumpitech. Ah, indossa maglietta gialla allora. È certo, sempre, ovvio. Ma che forte, fa anche le recensioni insieme a quell'altro? Sì, ma come mia, me lo conosci? È certo, ero congelato con lei, non si ricorda? Ah, ma vero.
Ma guarda che lui è bravissimo, un cavallo veramente ottimo, veramente un bravissimo destriero. Oh, che forte, anche lui fa clickbait, volevo dire... No, lui è bravo, è pure ben addestrato, guardi. Jumpy deck! Visto? Ma che stile, lui ubbidisce, che sì, forte. Sì. Sì, no, lui è veramente bravo. Un attimo che vado a chiedere il pizzo a Berro, arrivo subito. Era Berro! Uè! Salve, signor pirata! Salve, Berro, vedo ha che visto, finalmente questa... Ha visto, un pochettino, ho visto che questa nave inabissata aveva l'albero maestro. No, ma signor Berro, ma cosa mi combina? Ha messo dell'acqua qui... Un vialetto per andare a casa. Ha messo dell'acqua qui, ma sa che è contro il codice 4.20? Ma non ha messo l'acqua, è una falda qui, cioè era già qua, come posso dire, sono scavato. Lei ha creato una casa non così alta su una palude. Sono Gesù Cristo, secondo lei? No, ma lei ha buildato la sua casa sopra una palude. Non c'è l'acqua, è venuta fuori adesso. Cos'è? Vuole distruggere Venezia solo perché sull'acqua? Qui, intanto non mi sta dicendo? Oh! Allora, cioè lei praticamente non ha messo a norma il terreno dove ha edificato? No, mi ha detto che era a norma, però evidentemente... Vabbè, sì, ma perché non è a norma, scusi? C'è pericolo? Signor Berro. Mi sa che qui c'è da pagare. Oh no. No, sto scherzando. No, oggi no, dai. Guarda, c'è lo scienziato che sta parlando col mio cavallo, non capisco. Oh no. Ok. Venga che forse ho trovato il modo per essere in pace. Vediamo. Per sempre. E se le dessi uno di questi cubozzi verdi? Un cactus? Ma va bene. Mi scusi, da uno poi diventano tanti. Sì, va bene, uno diventano tanti. Va bene, cioè per ora ci sta, dai. È vero. Ecco qua. Grazie mille, gentilissimo. Questo noi qua ci vedremo. Prossimi giorni, mi raccomando, Sì, sì. Poi come vede? No, ma ho messo il tappetino apposta, ma venga fuori. Dai che si tocca, stia in piedi. Signore. Ma non metta la testa nelle cose, uno struzzo. Signor Smeraldo? Smeraldo? Dai! Vieni fuori che stai malissimo. Oh, eccomi. Tutto a posto? Tutto a posto, sì, era un attimo scivolato. Esatto. Poi si addormenta, è venuto nel suo caso di narcolessia idrica. Sì, soffro ogni tanto ragazzi di narcolessia. Ma lei chi è, mi scusi? Io sono Birillo. Cioè, in realtà sarei Bisolo, ma vanno sempre... Birillo. Ma... È l'assistente del... Signor Smeraldo, signor Smeraldo! Signor Smeraldo! Se vede l'acqua muore, tipo... Smeraldo? Rianimazione! Bocca a bocca. Sesso? Non credo funzioni così. Grazie mille, mi ha salvato la vita. Vede che praticamente ho mangiato prima un boccone e mi è finito di traverso. Pensavo fosse indigestione o congestione di stomaco. No, non so, cioè mi sono sentito proprio a mancare. Ho visto per un attimo tutto buio. Cosa le mancava? A me manca la vista in questo preciso momento. A me manca mio papà. Andiamo, dobbiamo partire quindi per questa magica avventura verso 00. Salve, sento delle voci. Permesso? C'è spermesso? La palla, cosa Gianco? Cosa sta succedendo? C'è tutta questa... Ah, vabbè, grazie, signor. C'è spermesso, salve! Togliete la musica! Oh. Oddio, ma perché questa campana è viola? Hanno staccato... Ah no, pensavo che sto staccato il polvo. Allora, così non andiamo d'accordo, bambino. Bambino, non andiamo d'accordo. Ho capito, colonnello, ho capito. E oppure di rimanerci secco, quindi nel caso dovessi morire, ok? Ok, sì. Io le lascio tutti i miei averi. E quanta roba c'hai? Penso, forse un paio di robe, nulla di particolare. Ma boh, puoi buttarla anche nel cestino, per quanto mi riguarda. Va bene, anche colonnello. Leggo anche a te questo messaggio che mi è arrivato dal signor S in persona. Egregio colonnello, le scrivo in quanto questa missione è adatta solo per lei. Ho trovato una strana mappa che porta ad un luogo sconosciuto fuori dalle mura. La prego di indagare. Come pagamento accetti questa campana artigianale. E mi hanno dato questa mappa, questo signore S. Mi ha dato una mappa dove c'è una X. Non so se si riesce a vedere, no. Però vabbè. No. C'è una X, non c'è molto a vedere, però mostro lo stesso, ecco. E quindi stavo Capisco. Cercando 20 persone da arruolare per questa missione, ma immagino che tu sei impegnato, quindi... Io lo sto proprio partendo adesso, proprio, perché ho delle voci che non si fermano, veramente, continuano non a spammare di andare a 00, sì. Beh, allora, sempre porta rispetto e buona fortuna con la missione. Assolutamente sì, capo. No, cioè lei, non faccia cose brutte al pane. No, lei sta travisando, io intendo dire un bel panino con dentro la mozzarella...
l'affettato, magari un po' di insalata, il pomodoro. Perché si possono fare queste cose col pane? Certo, si possono fare i panini imbottiti. Io voglio un attimo, devo un attimo interrompervi. Scusi, ragazzi, dica. Io sto partendo per una missione che forse non tornerò più indietro. Okay. Sto andando fuori dalle mura. Okay. Mi sono svegliato oggi che ho delle voci in testa che mi spammano che devo andare a coordinate 00 e non si fermano strana. Più. Veramente. Non si fermano okay, più, prima ragazzi. Che se ne vada, posso fare una domanda? Certo, lei è una delle poche persone in questo mondo che abbia visto mio figlio Rolando. Mannaggia Gesù. Ma perché è scomparso da venerdì? Un figlio? E chi è Rolando? La mandragola che le ho fatto vedere settimana scorsa. Quella che roba che urlava. Sì, esatto. Lei per caso sa dov'è? Ha visto? No, perché è stata rapita. È stata rapepita. Rapepino. Scusate, youtuber da YouTube Kids, potete parlare un po' più lontano da casa mia? Allora, noi stavamo dicendo, per l'appunto. Allora, anzitutto questa non è una casa, cazzone. Dove stanno le pareti? Dove stanno le porte? Dove sta il tetto? Allora, intanto casa è dove ci sono i tuoi. Intanto amici. Il bambino ce l'hai tu, ok? Allora, lei è senza tetto. Al momento sì. Cazzo fa, si turbo slurpa tutto quanto. Ma lei è un zozzone. Sono spaventato. Mi scusi, ma lei che cazzo è? Ah, ciao Terles. Forse ti starai chiedendo dove sia finita la tua mandragola. Da due giorni me lo chiedo. Per due stack di ferro la potrai trovare a queste coordinate. Sii veloce, hai solo 5 minuti. Come solo 5 minuti? Loquendomen! Ragazzi, è fatta. Andiamo. Andiamo subito via. Il nostro lavoro è stato fatto. Ragazzi, ci siamo. È qui. C'è una pietra. No, è per di qua. Ma che cacchio sta 00? Bro! Bro! Lo 00! Sarà il fan club delle ragazze anime! Non lo so! No, raga. No, raga. No, no, no. C'ho l'ansia. Oh! Ragazzi! No, raga. Ma è un dungeon! E chi cazzo è? Che minchia è? Porco Dio, chiudimi qua dentro subito!